vive vera, sorgente che disseta e cura ogni ferita. Ferma su di me i tuoi occhi, la tua mano stendi e donami la vita. Abbracciami nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ci introduciamo ancora una volta a questa preghiera insieme e lo facciamo accendendo la nostra prima candela. Questa prima candela ci ricorda che appunto siamo nei primi giorni di Avvento e ci immaginiamo anche che nelle nostre case, nelle vostre case, sta cominciando a sorgere anche il presepio. E allora anche questa sera conosciamo un elemento del nostro presepio. Nella Bibbia non si parla molto delle oche, anche perché l'ambiente della Terra Santa non era tra i più adatti a loro. La loro presenza nel presepe è quindi più legata all'abitudine delle nostre famiglie che nelle campagne sempre l'avevano e potrebbe far riferimento all'idea antica per cui le oche sono sempre pronte a sacrificarsi in favore degli uomini. Erano per questo legate alla creazione, alla rinascita, alla cura per l'altro, anche a partire dalla vigilanza e dall'attenzione. E allora anche le oche, come tante realtà della nostra creazione, ci rimandano al Creatore, al quale ci rivolgiamo e lo invochiamo con la preghiera del Salmo, a cui ci uniamo con il ritornello: nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio,
liberami dalle mani del malvagio, dal pugno dell'uomo violento e perverso. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. Per molti ero un prodigio, ma eri tu il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca. Tutto il giorno canto il tuo splendore. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia. Non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici. Coloro che mi spiano congiurano insieme e dicono: Dio lo ha abbandonato. Inseguitelo, prendetelo, nessuno lo libera. O Dio, da me non stare lontano. Dio mio, vieni presto in mio aiuto. Siano svergognati e annientati quanti mi accusano. Siano coperti di insulti e di infamia quanti cercano la mia rovina. Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. Io, invece, continuo a sperare. Moltiplicherò le tue lodi. La mia bocca racconterà la tua giustizia. Ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Verrò a cantare le imprese del Signore Dio. Farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Venuta la vecchiaia, i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi, fino a che io annunci la tua potenza, a tutte le generazioni le tue imprese. La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, o Dio? Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. Molte angosce e sventure mi hai fatto vedere. Tu mi darai ancora vita. Mi farai risalire dagli abissi della terra. Accrescerai il mio onore e tornerai a consolarmi. Allora io ti renderò grazie al suono dell'arpa. Per la tua fedeltà, o mio Dio, a te canterò sulla cetra, o Santo di Israele. Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra e la mia vita, che tu hai riscattato. Allora la mia lingua tutto il giorno mediterà la tua giustizia. Sì, saranno svergognati e confusi quelli che cercano la mia rovina. Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E a colui dal quale abbiamo invocato in questi giorni ancor di più giustizia e pace, tendiamo il nostro orecchio per accogliere la sua parola. Dal Vangelo secondo Luca. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate,
ma non lo ascoltarono. Ci lasciamo ancora di più introdurre in questa parola dal commento. Siamo poco abituati a immaginare Gesù in un momento di esultanza, di grande gioia irrefrenabile, come invece ci è mostrato in questo brano di Luca. E questo suo atteggiamento non è un fuoco di paglia, un entusiasmo inconsistente e senza radici, ma il manifestarsi esteriormente del suo profondo legame con Dio Padre, che lo porta a gioire per aver scelto i piccoli, gli scarti, quelli che ieri, come oggi, non contano per i criteri della nostra società, ma che Dio sa rendere grandi, proprio perché privi di pretese. La gioia di Gesù è poi motivata dall'esperienza che ieri come oggi i suoi discepoli possono fare di questo amore di Dio, che in lui raggiunge ogni uomo e donna di ogni epoca. Certo, servono occhi aperti e disponibili ad accorgersi della sua presenza tra noi, nella quotidianità delle piccole cose, dei piccoli che ancora oggi ci possono insegnare la via che porta a Dio. Donaci, Signore Gesù, radici. Radicaci nella certezza che Dio Padre ama i suoi figli, che è fedele e porterà a compimento il suo disegno di salvezza. Dalla certezza sgorghi la gioia, la gratitudine, la lode. Istruiscici affinché il nostro cuore sia povero, piccolo, semplice, a imitazione del Tuo, in intimità con il Tuo. Il piccolo comprende la gratuità del dono, la sproporzione tra la propria piccolezza e l'onnipotenza divina. Per questo rimane docile, plasmabile, lavorabile. Donaci uno spirito che ci guidi alla vera sapienza, alla vera intelligenza, ad una vera lettura del modo in cui si manifesta il piano di Dio. Chiedo la grazia di poter riconoscere l'azione di Dio soprattutto quando si manifesta in un modo imprevedibile, inatteso rispetto alle mie aspettative. Come piccoli, umili, come persone che si vogliono lasciar stupire dal Dio della meraviglia, lo invochiamo per intercessione di Maria con una decina di rosario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E facendoci intercessori di tutta l'umanità, di tutta la Chiesa, che prega il Dio del cielo e della terra, ci rivolgiamo a Lui insieme, dicendo: ascoltaci, o Signore. Per i giovani, attirati da Cristo, primogenito dell'umanità nuova, ispirino a Lui le scelte di vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi, l'ascolto assiduo della parola di Dio ci illumini per scorgere nella realtà quotidiana la presenza viva e consolante del Signore Gesù. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, suscita nei giovani il desiderio di fare della propria esistenza un dono di amore. La Tua parola, come seme fecondo, generi risposte autentiche, pronte e coraggiose. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Padre buono, risveglia nei Tuoi figli il profondo anelito di felicità, perché alla scoperta dei doni ricevuti superino gli ostacoli per restituirti con gratitudine, giorno dopo giorno, i loro talenti moltiplicati. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo. Accogli, o Padre, le preghiere della Tua Chiesa e soccorrici nelle fatiche e nelle prove della vita. La venuta di Cristo Tuo Figlio ci liberi dal male antico che è in noi e ci conforti con la Sua presenza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. E concludiamo anche questo momento di preghiera con il canto finale. Oh,
sangue.